Bentornati ragazzi, sono Gio Vispo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Sansone IF. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da Bitcoin FIFA, troverete il link, il codice coupon qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Nicola Sansone, alla italiana del Sassuolo, in questa sua carta argento IF con 74 di rating. Come ben sapete, la prima versione in forma di un giocatore argento-bronzo è un argento-bronzo-IF. Analizziamo insieme questa carta, partendo dalla velocità. Sicuramente ha un'ottima partenza, ma purtroppo una velocità massima non proprio ottima. Sulla carta abbiamo 83 di velocità con 87 accelerazione e 79 velocità scatto. Sicuramente la velocità è una delle cose non brutte, tra virgolette, di questa carta. Altre caratteristiche ottime di questa carta sono l'agilità e l'equilibrio. Agilità che si sente molto nel dribbling e lo aiuta parecchio, e lo aiuta soprattutto nel liberarsi dell'avversario. Equilibrio che lo aiuta a non cadere facilmente nei contrasti. Ma a queste due cose positive vanno contrapposte due cose negative, ovvero le 3 stelle skill e la forza fisica. Le 3 stelle penalizzano il suo dribbling, che non è sicuramente il massimo, ma è discreto. Sulla carta abbiamo 82 di dribbling con 88 agilità, 89 equilibrio, 73 riflessi, 81 controllo palla e 81 dribbling. Purtroppo non è un ottimo dribblatore, ma nemmeno pessimo, è discreto. Come ho poc'anzi accennato, ha una scarsa forza fisica, che non gli permette di resistere ai contrasti e agli spalla a spalla avversari. Sulla carta ha 60 di fisico con 77 resistenza, 62 forza e 32 aggressività. Per me la pecca maggiore del suo fisico è per l'appunto la sua forza. Purtroppo però questa carta ha altri punti deboli. Sinceramente ha più contro che pro. Partiamo dal suo tiro. Sulla carta ha 75 generale con 75 piazzamento, 73 finalizzazione, 79 potenza tiro, 76 long shot, 73 tiri al volo e 75 rigori. Il suo tiro è discreto, ma ci sono due cose che non mi sono piaciute affatto: i suoi tiri dalla distanza e la sua finalizzazione. I suoi tiri da lontano sono qualcosa di inguardabile, non sfiora nemmeno la porta, vanno direttamente fuori. Questo è dovuto dalla sua scarsa finalizzazione. Vedrete infatti due gol su 8-9 partite e molti tiri sbagliati, anche semplici. Sotto porta non ha la freddezza necessaria per poter concludere a rete. Gli altri valori in game sono giusti e non ho notato differenze tra quello scritto sulla carta e quello notato in game. I suoi passaggi sono buoni, ma quelli lunghi sono davvero pessimi. Li fa o troppo lunghi o troppo corti. Le 3 stelle piede deboli in game sembrano 2, perché pochissime volte o quasi mai usava il mancino, visto che il suo piede preferito è il destro. Sulla carta abbiamo 71 di passaggi con 73 visione, 67 cross, 75 passaggi corti, 58 passaggi lunghi e 77 effetto. I passaggi corti più o meno tutti li sanno fare, però i suoi cross più o meno sono discreti. Ha un buon effetto, ma non proprio ottimo. Ha dei buoni calci piazzati che non ho considerato un pro, perché io personalmente non ho fatto neanche un gol su punizione e neanche un assist da calcio d'angolo. L'ho utilizzato come ala sinistra, attaccante sinistro ATS e esterno sinistro. Come ala sinistra forse rende un pochino meglio. Io l'ho utilizzato con un stile intesa base, però vi consiglierei, se lo proverete, qualcosa che aumenti velocità e il tiro. Io l'ho pagato 80.000 crediti e la sua fascia di prezzo è di 40-80.000 crediti, ma potrebbe anche abbassarsi. Riassumendo, pro agilità, equilibrio, accelerazione, contro 3 stelle skill, 3 stelle piede debole, passaggi lunghi, forza fisica, long shot e finalizzazione. Il mio voto è un 5. In conclusione vi dico che se avete una squadra oro o avete questa carta in rosa, stonerà un po', perché si nota che non è proprio il massimo come alla sinistra, si notano moltissime difficoltà da parte di questo giocatore nel integrarsi in una rosa completamente oro. Dunque ragazzi, la player review di Nicola Sansone IF in form termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate il mi piace, non dimenticate anche il mi piace alla nostra pagina Facebook, link in descrizione. Qui è Gio Vispo, vi saluta e vi ringrazio.